Arrigo Brio, segretario generale della BCC Medio Carsi. Grazie. Sì, buonasera, grazie. Io vi porto i saluti del presidente Nicola Valdino, che è stato impegnato a Roma e quindi non ha potuto essere qui stasera. Banca Mediocrati è una banca oramai provinciale, diciamo, siamo tra gli istituti locali, possiamo anche dire tra gli istituti di riferimento, intermediamo 1 miliardo di euro l'anno all'incirca, però noi non dimentichiamo mai e anzi orgogliosamente ricordiamo che le nostre radici più profonde affondano a Bisignano, dove nel 1906 questa banca è stata fondata. Non a caso, quando Bisignano si muove Mediocrati. Oggi ci sono amministratori attuali, ci sono ex amministratori, una parte di storia della banca significativa è qui presente. Quindi non abbiamo scelto di essere in questo progetto, noi ci siamo perché riteniamo di dover essere in tutto ciò che la città di Bisignano fa e soprattutto ciò che fa per mostrare se stessa all'Italia e al mondo. Io mi complimento quindi, mi associo ai complimenti all'amministrazione comunale per il partenariato che è riuscita a costruire, ritengo che sia un partenariato di qualità. Peraltro, se mai avessimo avuto dei dubbi, cosa che non è, ma se mai li avessimo avuti, la presenza della Fondazione Carical ce li avrebbe sicuramente tolti, perché ogni volta che condividiamo dei progetti, sono sempre progetti di grandissima qualità. E aggiungo, ma come chiosa finale, che ho rivisto con piacere Francesca Alonso, che non è stato per me una sorpresa. Francesca con Trade Union e con Alfabeti ha realizzato per Banca Mediocrati un sito di marketing territoriale che chiamiamo Mediocrati Tour, grazie al quale la banca ha ricevuto un premio come Banca Territoriale dell'anno. Quindi sono bravi non soltanto nel costruire le cose, ma anche e soprattutto nel mostrarle all'Italia e al mondo. Quindi sono sicuro che il vostro investimento anche in questo caso avrà grandi ritorni. Chiudo con la famiglia De Bonis. Vincenzo De Bonis è un nostro socio, un socio della banca. In passato abbiamo avuto anche noi modo di pubblicare qualcosa su Vincenzo, grazie anche a Mario Guido, che anche lui è un ex amministratore della banca, e in futuro faremo qualcosa ancora con lui. Grazie, buonasera.